Oggi abbiamo un caso veramente molto interessante di questa giovane paziente che vedete in foto che presenta frontalmente un'associazione di difetti di dimorfismi. Innanzitutto una torsione completa della piramide nasale verso destra che interessa la volta ossea, la volta media cartilaginea, la base e la punta. E frontalmente sempre vediamo un naso che nella parte ossea e nella volta media è molto stretto se lo paragoniamo alla larghezza della punta. Questo ha un'implicazione chiaramente estetica per l'alterazione delle linee dorsali estetiche e soprattutto un'implicazione di tipo funzionale perché c'è una stenosi ben evidente della valvola nasale interna. Infatti uno dei problemi che la giovane paziente lamenta è quello di una importante ostruzione respiratoria nasale. Il setto nasale è ruotato ha una torsione verso destra come quella della piramide. Nelle foto preoperatorie del profilo vediamo il classico gibo, quindi una notevole sporgenza della piramide nasale, della punta e un labbro superiore molto stirato in avanti, quindi nel punto di contatto naso-labbro, il punto subnasale è stirato notevolmente in avanti e l'angolo è decisamente ottuso. Che intervento ho eseguito in questo caso? Innanzitutto il riposizionamento della piramide nasale, riportandola al centro, quindi un completo shift da destra verso sinistra con delle osteotomie asimmetriche per ricollocare tutto il naso sulla linea mediana, quindi volta ossea, volta cartilaginea media, base del naso e punta, così come anche il setto nasale è stato riposizionato. Frontalmente sempre ho allargato la volta ossea e la volta cartilaginea, accordandole alla larghezza della punta. Se avessi fatto un ragionamento opposto, cioè stringere solo la punta, avrei creato un naso veramente stretto, peggiorando l'ostruzione respiratoria, quindi non solo stenosi della valvola nasale interna, ma stenosi anche della valvola vestibolare. Invece in questo caso l'allargamento realizzato con degli innesti cartilagini, i classici spreader grafts, hanno permesso di bilanciare le due porzioni, dorsale e punta. Ovviamente la punta è stata stretta solo lievemente con la tecnica delle suture, non alterando la struttura dell'arco alare, quindi preservando l'arco alare completamente. Nel profilo ho ridotto il gibo e ho ridotto anche la sporgenza e lo stiramento del labbro superiore, riducendo sia la cartilagine settale anteroinferiore e di qualche millimetro anche la spina nasale. In questo caso intervento eseguito in anestesia generale, un tempo operatorio di circa 2 ore, eseguito in day surgery, cioè dimissione dopo circa 4 ore dalla fine dell'intervento. Fotografie post-operatorie che vedete sono dopo 4 mesi dall'intervento.